Una comunità in festa. A soli 2 giorni di distanza dalla cerimonia che ha proclamato Monsignor Luigi Renna nuovo vescovo di Cerignola e Ascoli Setriano, la diocesi di Andria si ritrova ancora una volta unita nel segno della fede e nel ricordo di uno dei suoi momenti più significativi, l'anniversario, il 27esimo, dell'ordinazione episcopale di Sua Eccellenza Monsignor Raffaele Calabro, eletto vescovo di Andria il 19 novembre 1988 e consacrato l'anno successivo, nella data del 6 gennaio, nella Basilica di San Pietro in Vaticano dal Sommo Pontefice San Giovanni Paolo II. Un appuntamento celebrato questa mattina nella cattedrale di Andria con una santa messa presieduta dal Monsignore che si è unito ai suoi fedeli per rendere grazie al Signore per il dono del ministero episcopale. Un anniversario della mia ordinazione episcopale che avvenne a San Pietro dalle mani di Sua Santità Giovanni Paolo II. Ricordare questa data è sempre una cosa emozionante, perché rivedo tutti questi anni, ecco, la gente penso mi sia molto vicina nella preghiera, perché per il vescovo è importante che la gente preghi, sia vicina. È un ministero molto delicato, si tratta di guidare delle persone e non soltanto il clero, quindi auguro che possa ripartire insomma con più fiducia e più serenità. Un'occasione propizia per l'intera comunità andriese che tradizionalmente, nel giorno dell'Epifania, si dà appuntamento per festeggiare il suo vescovo e ringraziarlo per il suo ministero di guida nella fede. Un ruolo svolto con misericordia e generosità in questi 27 anni che, per Sua Eccellenza, rimangono indelebili e pieni di momenti importanti. E ce ne sono tanti, per esempio la costruzione di tante chiese, l'amministrazione dei sacramenti, le cresime, che cerco di fare io personalmente, quindi questo mi mette in contatto con la popolazione, con i ragazzi, l'ordinazione di tanti preti, quasi più della metà del clero di Andria in questi 27 anni sono stati ordinati da me, e poi l'anno della Sacra Spina, quello del 2007, che adesso si rinnoverà penso durante quest'anno il 25 marzo, ecco, sono tutti ricordi molto importanti e che lasciano una traccia profonda.